È stata più forte la sua squadra o più debole quell'avversaria? Ma io sono convinto che la mia sia stata fortissima, ho avuto liste civiche che hanno preso oltre il 17%, la mia lista civica, tutte le liste erano competitive, con tutti gli assessori si erano candidati, quindi sicuramente la mia era la più forte che potevamo mettere in campo. Alessandro Tomasi è il primo sindaco di centrodestra di Pistoia, questo è un record infranto 5 anni fa. Il secondo record infranto è quello di esserlo diventato al primo turno per la seconda volta, sempre a Pistoia, quindi insomma il secondo record. Il terzo record contemporaneo è quello di aver dato 25 punti di distacco al Partito Democratico, che come sappiamo è stato il partito che storicamente ha sempre governato non solo Pistoia ma anche nel resto della Toscana, la maggior parte insomma delle amministrazioni sindaco. Tutti questi record hanno fatto dire ai suoi avversari, ma anche ai suoi amici e nemici, si fa per dire, insomma, ai suoi parenti serpenti a volte del centrodestra, che lei è il candidato naturale per fare qualsiasi cosa. Che cosa risponde a questa, diciamo così, provocazione anche? No, mi sembra prematuro. Di sicuro si è messo un altro mattoncino per affrontare il 2025, però è fatto di mattoni, costruire una casa non è semplice, bisogna metterle tanti insieme e ognuno deve fare la propria parte. Se mi sembra prematuro, penso a fare il sindaco, non è opportuno, manca troppi anni. Però ognuno di noi dovrebbe fare la propria parte, quindi mettendo un mattoncino serio, fatto di lavoro, di sacrificio, di vittorie. Anche di sconfitti, l'importante è costruire una classe dirigente sicura.